troverò se non a te. A chi se tu, tu non sei più qui. Ormai è finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Se non a te, a chi, racconterò tutti i sogni miei. Lo sai, ma hai fatto male. Lascia. Mi sono così, ma non importa, io ti aspetterò. A chi allora, ovviamente, devo cercare le risorse per uscire da qua.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, in attesa dei nostri ospiti, buongiorno a tutti gli amici dell'Hotel Delfino. Quest'oggi, non appena il nostro operatore sarà pronto a riprenderci, ci vedremo anche in video, ma questo non è grave e non è importante. In ogni caso, quest'oggi, io dico dovrebbero, perché gli artisti lo sapete che la mattina dormono e quindi chissà quando arrivano, poi magari hanno deciso, visto che è una bella giornata di sole, sembra d'essere in agosto, è tornato a far caldo, e allora noi con questa inquadratura su Viale Giulio Cesare, che naturalmente rappresenta il top di Gatteo Mare, è vero Sandro? L'associazione Giulio Cesare cos'è che fa? Raccontaci un po', Sandro, Hotel Delfino. Allora, l'associazione Giulio Cesare si occupa di eventi sul Viale Giulio Cesare, lo dice il nome, no? Che è quello che vediamo inquadrato adesso. Sì, proprio questo, proprio questo. Noi abbiamo la cena romana, partiamo con la cena romana tutti gli anni che tu conosci, Fulvio, perché finora abbiamo avuto la fortuna di averti. La cena romana è la prima delle nostre manifestazioni. Poi abbiamo degli autoraduni, ne abbiamo tre in tutta la stagione, due di auto d'epoca, uno di supercar e uno di auto americane, molto bello quello di auto americane, denominato American Dream Car. Poi abbiamo la cena romagnola, new entry di quest'anno, molto bella la cena romagnola. C'eri tu, Fulvio, vero? Io ci sono sempre quando c'è a mangiare, lo sai. Bravo Fulvio, bravo. Altro, sì, sono otto eventi per il momento. L'anno prossimo ce ne saranno tre di cene, perciò preparati Fulvio, l'anno prossimo tre volte dovrai essere con noi. Questo è quanto. Va bene, allora anche oggi andremo a scoprire che cosa preparano in cucina. Intanto eccoci qua inquadrati con il nostro Mauro Bacchi. Buongiorno a tutti. Ma tu che ruolo fai all'Hotel Delfino? Sei il musicante, l'ospite? Cerco di accontentare le richieste. Va bene, allora, in attesa di la chitarra di Mauro Bacchi. Sigla. Arriva la sigla? Ah già, ogni trasmissione che comincia. Hotel Delfino, anche Johnny Guitar. Johnny Guitar, perfetto. Allora, vai con la sigla. Thank you.
questa era la sigla del nostro bravo Mauro Bacchi. Allora, molti amici sono in spiaggia, andiamo invece a conoscere le nostre veline da Maranello. Io qua Maranello, cosa vuoi che ti dica? Maranello Fiorano. Sì. Devo rispondere al telefono, chi è che mi sta chiamando? Mister Domenico, forse starà arrivando, dopo gli rispondiamo, perché dovrebbe arrivare. Cioè, ma voi non siete in spiaggia stamattina, no? State meglio qua con la musica? Sì, dopo. Ah, dopo ci andate, vabbè, a mezzogiorno ci sono gli amici che naturalmente avevamo anche ieri, voi venite da? Ferrara, perfetto, dopo passiamo anche da voi. Tra l'altro quest'oggi a sorpresa ci sarà una cara amica, Laura Monti, canterà un paio di canzoni molto bene. Intanto tu ne fai un'altra perché sei il coordinatore, è vero, della nostra attività musicale. Vai Mauro, cosa arriva? La baciata, perfetto. Bravo, la chitarra del nostro Mauro Bacchi. Allora, lei non è mai, cioè è venuta spesso qua, però la voglio chiamare. Laura, vieni, un'amica nuova che viene dalla provincia di Verona. C'è una canzone molto bella che vogliamo farvi ascoltare. Laura Monti, accogliamola con un applauso, almeno per il pubblico presente, in diretta.
Laura, allora raccontaci un po' di te. Ciao Fulvio, intanto mi fa piacere rivederti. Anche a me. Allora, io ero qui in vacanza oggi, la verità. Ho visto Fulvio, sono venuta a salutarlo e mi ha chiesto di cantare per voi. Lo faccio volentieri. Va bene, allora io sono una cantante veronese, vengo dalla provincia di Verona, però ho qualcosa a che fare con la Romagna, nel senso che io collaboro con la pagina Romagna Vive, che sta creando in questo momento, sta diciamo rivisitando tutta quanta la storia di Castrocaro, del suo festival. Il festival di Castrocaro è nato nel 1957 ed erroneamente il primo vincitore viene detto che sia Brunalelli, ma Brunalelli non è la vincitrice del primo festival, la signora Tina Castelli. Brunalelli? Davvero? Sì, ma è sbagliato. No, no, non lo so, non mi ricordo, non c'ero. Non c'eri neanche tu. Nel 1957 il primo festival è stato vinto dalla signora Tina Castelli di Voltana, di Lugo. Cioè, ma sei veramente la memoria storica di Castrocaro. Lo sto facendo. Stiamo studiando tutto e stiamo facendo le interviste ai vari cantanti. Ecco, io sono quelli qui, che sono rimasti. Quelli che sono rimasti, quelli che ci sono e i parenti di quelli che sono rimasti anche. E io sono qui in questi giorni proprio per questo motivo, perché mi devo incontrare con l'altra persona con cui collaboro. Bene, allora io adesso vi presenterò un brano che è molto famoso dalle mie parti, l'ha lanciato la signora Lida Ferrarese, che non so se conoscete voi qui in zona. Vabbè, ci sono dei signori di Ferrara anche. Bene. Più ferraresi di loro. Allora, intanto partiamo con Piccolo Amor Mio, che so che piace tanto alla gente. Buon ascolto a tutti. Allora, in diretta dal Hotel Delfino di Gatteo Mare su Facebook e poi anche su altre emittenti, questa è una bella canzone di Laura Monti per voi. Dove vai? Sei senza di me e sfidi la notte, va cercando un cuore felice che ormai non hai più. Sei così guerriero di carta, senza più battaglie da fare, mentre io son dentro al mio letto, più sola di te. Come sto? Mi manchi da un'ora e sembra già un anno. Con l'inganno non si vince niente, adesso lo so. Come bruciano le tue parole, come queste mie lacrime amare, che non so, non so fare a meno di pianger per te. Ora so cosa vuol dire soffrir d'amore. Piccolo amor mio, piccolo amor mio. Non si canta una canzone senza parole. Piccolo amor mio, tu sei il destro. Se c'è stato un uomo che non ha mai pianto, ora so che dentro il tuo cuore l'hai fatto per me. Il tuo orgoglio ti ha fatto star male, perché io non dovevo sapere che anche tu con la rabbia nel cuore piangevi per me. Ora so cosa vuol dire soffrir d'amore, piccolo amor mio, piccolo amor mio. Non si canta una canzone senza parole, piccolo amor mio, tu sei il testo mio.
Brava, brava. Grazie, brava, grazie, brava, grazie molte. No, è successo. C'è il tuono che stava arrivando, ma non arriva. In una il tuono. Giornata così, Fulvio, fai scatenare i temporali, no? No, dai. No, assolutamente. No, devo dire, star sulla stagione. Molto apprezzabile questa canzone. Sì, a me piace molto. L'ha scritta Claudio Damiani, che è mio caro amico. Ah, belle, le belle melodie, è vero, quelle classiche con dei bei testi. Bene. Esatto, allora dopo ce ne canterà un'altra che parla di soldati. Sì, la facciamo dopo? La facciamo subito? Facciamo dopo. Sei tempo, perché tanto tu sei qua in albergo fino a l'una, non ti danno la camera. No, non mi danno la camera. Senti, Sandro, vieni qua un attimo. No, spiegami come funziona qua, Gatteo, perché di solito quando si danno le camere, quando vanno via gli ospiti, perché se no deve prendere il posto in là, finché non è andato via, poi dice bisogna liberare la camera alle 10. Insomma, se siamo un po' di tolleranza, magari diventa alle 11, quindi dopo c'è da rifare la camera. È così che funziona. Sì, non troppa tolleranza, se diciamo le 10 va lasciata la camera, perché poi altrimenti io mando in camera già gli ospiti che arrivano, così si arrangiano loro, capito? Va bene, io allora intanto mi allontano da voi dopo c'è e torno dopo. Bella canzone, c'è va bene, esatto, va bene. Grazie, grazie Laura. Ecco, vedi, mo, che i nostri amici. No, tra l'altro ho visto che al sud, per esempio, la disponibilità delle camere in molti alberghi la danno alle 15. Alle 15, che è un orario. Sì, è un sistema diverso, ma anche all'estero, se sai. All'estero, sai, prima di mezzogiorno la stanza non viene mai consegnata. Noi invece per agevolare un po' l'arrivo dei clienti, sai, tutti vengono dalle nostre zone vicine. Uno arriva alle 10 qua, cosa fai? Lo lasci per strada? Guarda la camera, perché scusa. Sennò ti vedo un di schiena. Chiedo scusa. A posto, comunque facciamo così. Allora, l'orario di presa di possesso della camera dipende da quando il cliente che c'era prima si è andato via. Non è che possiamo andare là con la forza dell'ordine a mandarlo via, esatto. Va bene, allora... Però ripeto, possiamo mandare i nuovi ospiti già nella camera quando c'è ancora quell'altro dentro, così ci pensano loro, capito? Ecco, fanno da loro da forza dell'ordine, da butta fuori, perfetto, giusto il termine. Allora, mister Domenico arriverà sul tardi, ma insomma questo fa parte, la precisione devo dire e gli orari corretti nel mondo della musica sono un optional, questo non so se lo sapete. Se uno ti dice arriva alle 10, c'è il rischio che arrivi anche il giorno dopo alle 10. Ma non dice mica il giorno. No, anche dicendo il giorno. E questo riguarda tutti coloro che hanno chiesto, abbiamo invitato a venire qua, che ci hanno dato la loro conferma. Per questo abbiamo fatto questa mattinata qua. Poi uno si dimentica a letto, l'altro si è perso chissà ieri sera dove. Uno questa... deve rimanere qua per forza, sì, sì. No, questo fa parte, credetemi, adesso senza togliere niente a nessuno e senza accusare nessuno, la serietà in questo lavoro, la precisione è caratteristica di pochi. Questo lo posso dire in tanti anni di esperienza. Poi gli artisti, lo sapete, sono fatti così, insomma. Non c'è a preoccuparci, ormai ci siamo abituati. Gli artisti, pensate se invitate, che ne so, Madonna, gente. Quelli arrivano quando gli pare, arrivano quando gli pare. Esatto. Sono abituati a far così, va bene. Allora, Mauro, cosa succede? Facciamo una canzone, va. E va, dai. Fa Romagna mia? Ti ha chiesto Romagna mia? Ah, quindi abbiamo una base? Live. Beh, ecco. Vi presentiamo Sabri della gestione del Hotel Delfino. È una nostra cliente. Vero? Vi lascio il microfono. Ve li do tutti e due, così vi sentite Vieni meglio. Dai. Dai, te ecco. Prendi l'asta che io prendo lo. Vai. Canta bene. Spero. La conosci Romagna mia? Sì. Dove la mamma mia ho lasciato.
mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando mi penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. La nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato, la mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Basta. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Tuzzo. Sembrava il coro delle Mondine, De Antoniano. No, le Mondine. Allora, per coloro che ci stanno seguendo su Facebook, volevo mandare le Mondine, io quando le cantano. Sì, si giri là, signor, guardi la camera. Le canzoni delle Mondine quando le cantano per televisione, ci canto sempre dietro. Tipo una se la ricorda. Sì, adesso non. Adesso non le viene adesso, vabbè. Allora, Davide Ferri, Monica Forno, Carmela D'Angelo, Daniela Pasini, Maurizio Russo, che è un caro amico comune, vero? E Rodi Matteo, Elena Venturi, insomma sono gli amici che ci stanno seguendo in questa diretta Facebook, perché anche noi vogliamo con i mezzi tecnici, non con i telefonini come si fa di solito. Dovete sapere che so, i video che girano su Facebook, quelli soprattutto perché hanno delle vibrazioni che ti viene il mal di stomaco solo vederli, giusto? Quindi un invito che faccio a chi vuole postare dei video: fate un danno al vostro beniamino, perché uno che vede quello che succede con questi telefonini che vibrano, l'audio che si sente male, cioè veramente non è una pubblicità molto bella, è vero? Certo. Sei d'accordo? Sì, addirittura molte orchestre adesso stanno mettendo degli altoparlantini sotto il palco, perché andando con i telefonini a riprendere, le casse sono da un'altra parte, si sente una roba da paura. Allora, quindi si mettono le casse proprio per quelli che postano i video. E mi raccomando, quando li riprendete, state col telefonino fermo, perché evitate di far venire mal di stomaco. Altrimenti usate mezzi tecnologici appropriati, come stiamo facendo noi, con una qualità che il nostro Dino garantisce sempre. Dai, ci facciamo un'altra roba, sei pronto? Come facciamo per una donna? Vai. Allora, se volete ballare anche le begin le potete fare, sono sempre apprezzate. Poi magari dopo faremo anche qualcosa di diverso. Dai, per una donna.
case torre sentimenti, mi senti che respirano nell'aria, nella tua stanza vuota insieme a te. Sei strana e non riesci a capire, e parli con te stesso come un matto, mi girano pensieri senza senso, tristezze soltanto. Tu cerchi un'emozione per salvarti, e solo confusione trovi in te. Innamorato di quella donna che fino a ieri divideva i tuoi pensieri, era un angelo per te. Innamorato di quella donna che si è portata tutta quanta la tua vita nel bagaglio insieme a lei. Poi cerchi sopra il volto della gente quel suo sorriso che non ti dà pace, prenderesti a calci tutto quanto e senti del rancore anche per lei. Ti dici con orgoglio non è niente, ce la farò, saprò dimenticare, ma un peso che non riesci a sopportare, che è come un dolore, ti brucia dentro e ti fa troppo male, e vedi solo vuoti intorno a te. Innamorato di quella donna che fino a ieri divideva i tuoi pensieri, era un angelo per te. Innamorato di quella donna che si è portata tutta quanta la tua vita nel bagaglio insieme a lei. Divideva i tuoi pensieri, era un angelo per te. Innamorato di quella donna che si è portata tutta quanta la tua vita nel bagaglio insieme a lei. Tutta quanta la tua vita nel bagaglio insieme a lei. Bravo, grazie, grazie. Bravo, 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 bravo il nostro. Allora, Dino, facciamo vedere che cosa succede anche a Gatteo. Venite, vi spostate un attimo che devi inquadrare il trenino. Volete mandare un saluto? A noi, ecco qua. Buon viaggio! Un saluto anche a Cristian. C'è Cristian che guida? No. Cristian, ci sei? Eccolo là. Riusciamo ad inquadrarlo, Cristian? Ciao Cristian, è il ferroviere di turno, è l'autista. Come si chiama l'autista del treno? Il trenista? Se uno che guida l'auto si chiama autista, chi guida il treno si chiama trenista. Va bene, vabbè, ci abbiamo beccato. Vabbè, comunque abbiamo capito il concetto. Bene, allora un saluto a Cristian, le veline si possono sedere di nuovo. Volevo mandare un saluto, se volete continuare a postare i vostri saluti. Vanna Parmigiani, Renzo Dal Monte, Vale Sparmigiani, Marisa Manfredi, Giorgio Bonaccini, insomma sono tutti gli amici che ci stanno seguendo in questa diretta Facebook, che poi avrete la possibilità anche di vedere nei prossimi giorni in replica sui canali televisivi. Nel frattempo vi voglio ricordare che oggi pomeriggio, magari chi ne avesse voglia, dalle 14.40 sul canale 210 di TV andrà in onda la replica dello spettacolo che c'è stato ieri di Pietro Galassi, perché è stato veramente uno spettacolo. Chi c'era? Chi c'era a vederlo? Allora,
Ah, c'eravate tutti, eh? Tutti. Allora, un commento, vi è piaciuto lo spettacolo? Sì, molto bello. Molto bello, bravo Pietro, è vero? Sì, io non lo conoscevo e l'ho... Non conoscevi Pietro Galassi, vabbè, tu lo fai. Invece la signora? Io lo conoscevo, mi piace sempre tantissimo. Cioè, non conoscevate Pietro Galassi, Ah, lei lo conosceva. Voi invece, sì. Peccato che eravamo dietro, non potevamo vedere bene. Lo so, lo spazio era quello che era, lo so. D'altronde già alle 6 del pomeriggio avevano cominciato, come succede, ad occupare le sedie, vero Dino? Voi veline siete di quelle che mettete, legate il maglioncino alla sedia? No, no. Ho dato via la sciarpa l'anno scorso. Ah, tu avevi preso la sciarpa, avevi legato la sedia? Per tenerlo occupato e te l'hanno portato via. C'è stato da fare, c'è state botte, eh? Ci sono state, ma no. Ma perché? Perché la gente è così maleducata? Maleducati, Aurio, Fulvio, sono maleducati. La gente quando viene in vacanza si crede di essere padrone del mondo, è vero? E c'era gente di Maranello. Di Maranello. Ah, hanno litigato di maranellese, adesso non è bello da dire, però... Beh, è successo anche dopo... Perché sai, in quella, l'ultima fila là in fondo c'è il gradino, no? C'è. Allora quelli là hanno messo le sedie davanti del gradino, che altro è pronto, perché stai di dietro, te che veniamo davanti noi. E invece lì c'è una parola a te, una parola a me. Erano di Maranello? Parte di Maranello e parte no. Comunque anche a Monza domenica hanno litigato qualcuno di Maranello. Ha litigato perché Marchionne, è vero? È andato in scuderia, ha litigato, gli ha fatto un cazzettone a tutti e gli ha detto: ma come? Sti tedeschi, ragazzi, col Mercedes. I tedeschi a fare le macchine, le guerre, sono degli specialisti, è vero? Ecco, esatto. Va bene, allora, in attesa di cantarci un'altra canzone con Laura, il nostro è in attesa che arrivino. Arrivino. Forse sono ancora a letto che dormono. Ci fai un'altra canzone? Un valzerino Notte di Luna per chitarra. Saluto anche Ottavio, benvenuto Ottavio. Thank you.
bravo il nostro. Allora, altri amici che ci stanno guardando, complimenti per le feste che fai. Questa è Graziella Gasparini. Ci sono, scrivete pure sulla pagina Facebook mia, quella, oppure magari su quello che vi pare. Tanto avete condiviso tutti il video? Tutti condividete, perché ci devono guardare in tanti. Voi condividete il video, tante condivisioni. Ottavio, hai condiviso? No. Condiviso, certo che ho condiviso. Ottavio ha condiviso. Allora Ottavio, vieni qua un attimo, raccontami. Perché insomma, prima abbiamo parlato delle amiche di Maranello, gli amici di Palagano della Montagna Modenese. Ieri abbiamo assaggiato un aceto balsamico e un parmigiano di 12 mesi, molto fresco, però squisito. C'era del 12 e del 18. Anche il 18 me, però cioè quello da pasta asciutta deve essere come minimo il 24. Il problema è che siamo andati a letto Fulvio, abbiamo fatto le ore piccole grandi stamattina. Le ore piccole grandi perché insomma era uno show ascoltare Pietro nel dopo concerto raccontare gli episodi della sua vita, sarebbero stati da registrare, oppure quello che succede nel mondo della musica da ballo, che insomma ci sono degli aspetti che sicuramente non tutti conoscono, ma sono particolari. Allora, hai già organizzato la festa dei matti, perché ieri c'era anche Elena Camarone, c'era Luca Bergamini, c'era Pierluigi Chiappin, che magari troveremo questa sera, Maria Grazia Pace, che magari ritroveremo questa sera in piazza insieme ad Armando Savini per con Mister Domenico, se arriva, se arriva. Per la serata degli ospiti. Se arriva, perché. No, ma hanno detto che c'è una bella fila in autostrada. Stanno tutti venendo qua a Gatteo, lo sai? Sì, sembra che qualcuno ha visto qualche migliaio di automobili ferme a tutti i caselli che stanno entrando. E soprattutto al casello di Valle del Rubicone. C'è una colonna di 12 chilometri al casello del Valle del Rubicone. Perché ieri sera hanno visto le immagini di Piazza della Libertà piena, che in televisione, cioè Piazza della Libertà non è gigantesca, ma in televisione sembra che sia Piazza San Pietro, è vero? Ma non è così, non è così. Quindi tutti vengono perché già alle 5 del pomeriggio vogliono sedersi, è vero, nelle panchine. No, e poi Pietro ha salutato con il saluto pontificio, ti ricordi? Quindi sembrava proprio Piazza San Pietro ieri sera. Vabbè, allora oggi. Oggi 14:40 circa, se non siete al mare, se siete in casa, questo è un invito che facciamo a tutti, insieme all'amico Silvano ieri abbiamo provveduto a mandare in diretta questo spettacolo, lo faremo anche stasera dalle 21:30 alle 23:30 sul canale 210, ovviamente per chi ci segue da Piacenza a Pesaro, tutta Emilia Romagna e parte della Lombardia, non è che andiamo in tutta Italia, però lo spettacolo di Pietro. E domani andrà sempre a quell'ora lì la replica di quello che manderemo in diretta questa sera. Quindi è una settimana dedicata al Liscio da Mare, alle grandi orchestre. C'è stata la storia di Romagna, che molto probabilmente adesso sta andando in onda fra qualche minuto su un'altra rete, su Nuova Rete, sul canale 110. Arriverà la replica di quello che è successo lunedì. Quindi ci sono televisivamente e anche sui social, siamo presenti per garantire una bella promozione non solo all'Hotel Delfino che ci ospita, ma a tutto Gatteomà. Facciamo un'altra cosa da ballo? Ah, ecco qua, ciao, vediamo di presentare, ciao, io sono Fulvio, tu sei? Alessia, quanti anni hai Alessia? Finché abbiamo questa età te lo possiamo chiedere. 12 anni, quindi abbiamo queste cantanti in erba che si cimentano in un pezzo, però insomma bel complicato, che è? Nessun dorma, 12 anni canta Nessun dorma? Uno dei grandi interpreti era, visto che parliamo di Modena, è un altro modenese, tra l'altro in questi giorni, se non sbaglio, si celebra l'anniversario della sua scomparsa. Il grande Luciano Pavarotti. No, ti ricordi in che giorno va? Dovrebbe essere il 6, il... non ti ricordo, comunque il primo giorno di settembre. Stasera fanno uno speciale in TV. Ah, ecco. Vabbè, se vi piace Pavarotti, guardate Pavarotti, se vi piace Pietro Galassi, guardate TV, fate quello che volete. Se,
Secondo me stasera lì verso la TV gigante ci saranno un po' di persone. Perché guardano lo speciale dedicato a Pavarotti, esatto. Beh, immagino, cioè, non vogliamo mettere Pavarotti con Pietro Galassi, cioè non ci permettere, non confondiamo il sacro col profano. Da cosa nasce la tua passione per questa romanza lirica? Ho sempre ascoltato Pavarotti, una volta, cioè un po' di tempo fa, ho provato a cantare, mi è venuto bene, pian piano sono andata col coro, sono un'alunna del Teatro di Modena. Con calma, guarda, guarda. Alessia, ascolta me, non preoccuparti, guarda, col microfono magari succede, tu rilassati, che qua siamo fra amici. Lo so che se non avessi il microfono andresti via più sciolta, ma non preoccuparti, tu sei già rilassata, tranquilla, fammi un bel sorriso. Oh, là, così. Adesso ti do il microfono che magari canti, che è la cosa che ti viene meglio, ok? Quindi nessun dorma, abbiamo una base, abbiamo una base, tu canti naturalmente, non c'è l'eco, non c'è l'effetto, non c'è reverbero, quindi quello che esce da questo microfono è quello che lei vai all'inizio, perché lì canta. No, deve già cominciare, cioè mi sembra che cominci subito, vai all'inizio. Allora, ti lascio il microfono, nessun dorma, la voce di Alessia, 12 anni. Brava Alessia, 12 anni, eh?
insomma, avrei tempo proprio per insomma modificare, perché tu canti in falsetto, mi sembra. Sì. Sì, no, perché è nella tonalità in cui la cantava Pavarotti, solo che tu lo usi in falsetto, è così. Mm-hmm. Bravo! Brava Alessia, complimenti, grazie per essere stata con noi. Nessun dorma. Insomma, vede, riceve già i complimenti anche da Laura. Laura, preparati che fra un po' ci facciamo un'altra canzone. Facciamo subito? Laura, vieni qua, allora, facciamo subito, dai. Questa, allora, in un periodo in cui corriamo il rischio che non c'è più la guerra dei soldati. Una volta, fino a un po' di tempo fa, c'era la guerra dei soldati, adesso c'è la guerra dei missili. Perché se ne casca uno è proprio la fine del mondo, è vero. Però tu racconti la storia di un soldato semplice. Sì, esatto. Com'è questa canzone? Dimmi. Allora, Verona è famosa per l'arena, ma c'è una località in provincia di Verona che si chiama Somma Campagna, in cui c'è una frazione che si chiama Custoza, da cui viene il vino buono, dove 200 anni fa ci sono state delle grandi guerre per l'unità d'Italia. Praticamente là sono soltanto il popolo che l'ha assistito, che ha dovuto raccogliere i morti, che ha dovuto raccogliere i feriti, che ha dovuto curare le persone, ma ci sono stati tantissimi ragazzi provenienti da Ferrara, provenienti da Parma, provenienti dal Piemonte, dal nemico col tuo coraggio. Soldato semplice, un cuore puro, tu combattesti per l'onore del tricolore. L'Italia unita volevi tu, nel tuo futuro pace, amore e libertà. Squilli di trombe annunciano la battaglia, mentre il cannone tuona senza pietà. Uno dei tanti sei tu fra i giovani soldati, soldati semplici, eroi italiani contro il nemico. Poi improvviso un lampo che squarcia il cielo, e la tua vita senti che se ne va, e così ai tuoi ricordi, alla tua famiglia, alla tua casa. Soldato semplice, non tornerai. Soldato semplice, un cuore puro, tu combattesti per l'onore del tricolore. L'Italia unita volevi tu, nel tuo futuro pace, amore e libertà. L'Italia unita volevi tu, nel tuo futuro pace, amore e libertà. Nel tuo futuro pace, amore e libertà. Grazie, grazie, grazie molte, grazie, grazie. Brava Laura, complimenti. Hai registrato? Fatto il video? Ciao. Vabbè, adesso se c'è un'altra canzone in attesa che arrivino gli ospiti. Una base, beh, certo, la facciamo. Allora, intanto con Mauro Bacchi, chitarrista, io ringrazio i...
come dire, tutti gli artisti che avevano detto che alle 11 erano qua. Vabbè, dai, l'abbiamo già detto, no? Ormai gli artisti hanno degli orari forse diversi dai nostri. Hanno degli orari diversi dai nostri, arrivano sempre in ritardo, non si capisce perché. Comunque complimenti a loro, adesso fra un po' saranno qua. Allora, con la chitarra che cosa ci fai? Diciamo Occhi Spagnoli, anche Tempo di Cumbia, siete tutti invitati a ballare Blue Spanish Eyes. Vai, caro amico mio. Cioè, ci sei? Io sì. Ok. Caro amico mio, ben arrivato qui all'Hotel Delfino di Gatteo, è arrivato il nostro caro amico Mister Domenico. Allora, ci sono tutti i tuoi fans qua, io vorrei che venisse qua, così magari ti faccio fare due chiacchiere con lei, che è meglio di me, la Roberta, la chiamiamo qua, dai. No, perché qua a Gatteo ci sono gli amici di tutte le televisioni, quindi è giusto che anche
in questa diretta Facebook vi presento, la conoscete tutti direttamente da Tele Santerno, la nostra Roberta Predieri. Presenta Mister Domenico. Ciao Roberta, benvenuto, dammi la chiavetta che mettiamo sull'orchestra, eh? Ciao Roberta, prego. Ciao Fulvio, ciao a tutti. Ma io non ho mica capito cosa sta succedendo, perché mi avevano detto che venivo qui a fare 3 giorni di ferie, non mi sono ancora, sono arrivata. Allora la Renza mi ha portato prima da una parte, andiamo a fare un giro, poi dopo andiamo di qua, andiamo di là. Vedo che anche tu sei appena arrivato, sei uguale. Sinceramente sono molto contento, perché così mi... meglio te di lui, sinceramente. Per non lo togliere a Fulvio, che è un grande personaggio, però insomma sono contento di averti trovato qua, ecco, spero tu rimanga qui anche stasera, vero? No, io ti ripeto, sono appena arrivata, non ho ancora capito di essere in ferie, ma sono in ferie 3 giorni qui con voi. Preoccuparti, qui si sta bene, preoccuparti. No, ma ho visto, mi sembra di essere nel pieno di agosto, ho visto talmente tanta gente, tu ormai sei abituato e tante volte... Io qui è la seconda volta che vengo, sì, a rompere Fulvio, sì. Allora, intanto mi sembra che le nostre chiacchiere servano per caricare le basi musicali per le tue... Sei pronto? Tu sei pronto? Una volta che hanno caricato, tu sei pronto per partire. Mister Domenico è sempre pronto. Io sono nato pronto. Per fortuna, perché ce ne sono pochi pronti, al giorno d'oggi. Come si sta qui? Bene? A Valdega anche a me che sta bene, ragazzi. Nuatra calaurare, nuatra che inferno. Mi fa molto piacere di trovarvi tutti qua belli, abbronzati. Luigi non tanto abbronzato, mangiato sì, ma abbronzato no. No, in effetti guarda che non sono molto abbronzati, secondo me loro fanno la cura del ballo, quindi ballo... loro stanno svegli di notte, di giorno dormono. Stando a Dio, lo vedete. Però questa è la stagione ideale per venire in vacanza, penso, non c'è troppo caldo, non c'è troppo freddo, insomma, da noi invece c'è caldo, questi 2 giorni è stato molto, ma molto caldo, veramente. Sì. Poi non lamentiamoci, perché sono anche venute un po' di qualche goccia che ha rinfrescato l'aria, va bene così, non esageriamo. Alla faccia della goccia. Allora, no, ti vogliamo far partire alla grande, un bel ecco del cuore, ci sta? Buon perbacco, ci sta. Allora, quando è pronta la base, tu gira, Roberto, tu rimani qua e che dopo gli presenti quell'altra, dai. Facciamo cantare Mister Domenico. Il mix, quello lì, hai capito? Va bene? Ragazzi, sentite che voce, gira che la nostra camera ti segue. Una bella canzone alla Claudio Villa. Vai Domenico. Grazie Fulvio, dammi la botta. Vai. Axel. Canzone del suo cuore appassionato, che sospiri per lei tutte le pene, fai senti col canto delicato, sta fiamma che le brucia nelle vene, di che per lei soltanto io smanio, soffro e canto nell'aria dolce e venena, insieme col profumo d'ogni fiore, porta la nota limpida con l'eco del suo cuore, che dice con una voce d'incantesimo, amore, amore. Con l'eco del suo cuore, che dice con una voce d'incantesimo, amore, amore.
dalle rondini volano via, e l'alba e guardia il mare, canta la sua canzone a chi si vuole bene. Tutta la notte ho ballato con te, come se fossi già mia. Mi vuoi capire? Devi sapere che voglio amarti così. Vieni con me, vieni, andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni, vieni, se vuoi c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me. Ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. C'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me. Ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto. Grazie. Così, fatica, eh? Così proprio senza neanche, senza neanche l'aperitivo. Allora, vatti a prendere un aperitivo. Possiamo fare un aperitivo, Sandro? Dopo mettiamo su un altro pezzo. Perché no, lui è sceso dalla macchina, viene da Modena, da un po' più là. Cioè, è sceso dalla macchina, è arrivato qua, si è fatto subito una canzone. Insomma. Allora, volevo salutare. Stavo cercando di salutare un po' gli amici che ci stanno messaggiando via Facebook, e in particolare anche Ricky Fonta, e poi chi abbiamo? Vabbè, insomma, ci sono un sacco di commenti, adesso andremo a leggerli più tardi. Intanto il nostro Bacchi. La polca, una bella polca da ballare. Allora, facciamo la polca proprio con un disco, non suona la fisarmonica. Allora, qua, eccola qua, qua c'è la fisarmonica, qua dentro, ecco qua. C'è la batteria, c'è la chitarra, il basso, c'è tutto, c'è un'orchestra al completo, l'abbiamo miniaturizzata, e adesso suona la polca che voi siete gentilmente pregati di ballare, perché il nostro operatore vi vuole riprendere mentre vi fate una bella polca, polca, e vai con la polca. Ce l'abbiamo la polca? Eccola qua. Forza la coppia che vuoi ballare. Vai! Ale, dai! Così bravi, vai! Gira, 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 gira! E due, e tre, e quattro, e cinque, vai! Thank you.
Allora, è finita la polca, adesso avremo bisogno del nostro DJ. Dov'è Sandro? Sandro, Sandro, ce l'hai un'altra polca? No, state lì, ci facciamo un'altra polca. La tarantella, dai, facciamoci la tarantella, mamma mia, vai con la tarantella. Forza la tarantellina, dai, in gruppo. Organizziamoci, 3, 4, via. 1, 2, 3, vai. Forza! Bene, 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 andiamo bene così. Ok. Comincia. Uè. Adesso cos'hai da proporre in attesa che arrivi la nostra Laura Monti, che torni Monti, mister Domenico, per il finale? Vuoi cantare una canzone? Sì, va bene, proviamo ad inserirla, un attimo di pazienza che arriva Laura Monti, una canzone che lei canterà con questo impianto che non ha effettistica, non ha reverbero, non ha ritardi, non ha nulla, però noi possiamo partire con questa base e diamo il microfono a Laura. Lo mettiamo qua? Sì, lo facciamo subito. Parti pure, caro Sandro, con questo pezzo che porta il titolo di Maledetto amore. L'ho scritto io, lo canta Lida Ferrarese. Solo tu mi hai insegnato l'amore e ho imparato ad amare. Solo tu mi hai insegnato a soffrire se non mi eri vicino. Eri tu il momento migliore, eri tu quella mia tentazione, eri tu, solo tu, sempre tu, che accendevi di luce il mio piccolo cuore. Che ti dà più di me non capisco e non mi fa paura. Che cosa più di me se ogni istante la pensi ancora? Però è lo stesso, perché tu adesso sei nel mio letto e sia maledetto quello che è il mio amore per te. Grazie. Ho insegnato l'amore e ho imparato ad amare. Solo tu andavi a amare se non mi eri vicino. Mi
piangerò abbracciata al cuscino, piangerò aspettando il mattino, soffrirò, griderò, piangerò alla notte nel giorno per farti restare. Quando tu sarai solo con lei, dille che non esisto. Ero solo un pensiero, un riflesso, un imprevisto. Però è lo stesso, perché tu adesso sei nel mio letto e sia maledetto il giorno che ho incontrato anche te. Termina qui come un fiore appassito. Termina qui, è un ricordo svanito. Eccomi qua, la commedia è finita. Sia maledetta questa storia proibita. Svanirà come l'onda del mare che accarezza la spiaggia. Sembrerà come un triste novembre in un giorno di pioggia. Però è lo stesso, perché tu adesso sei nel mio letto e sia maledetto quello che è il mio amore per te. Che sia maledetto, maledetto per me. Grazie, 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 grazie. Grazie Laura. Allora adesso voi siete i primi al mondo, no no non sto scherzando, ad ascoltare un pezzo che ricalca un po', ve lo ricordate il gioca giuè di Cecchetto? Camminare, parlare, nuotare, qui ci sono tutte le mosse. Qui invece stiamo parlando di strumenti musicali. Io ve lo faccio ascoltare così, perché anche lì c'è un'orchestra dentro. Però magari provate a mimare, se volete, siccome un pezzo da ballare tipo Alligalli, Meneito, fatelo come volete, se volete, è molto ritmato, molto bello. Questo si chiama Toccar Bailando, quindi c'è la chitarra, c'è il trombone, c'è il clarinetto, c'è l'arpa, sempre dentro là, c'è tutto, c'è tutto. Però ogni strumento dovrebbe essere mimato con come si suona una chitarra, così, come si suona il trombone, così. Voi adesso ci provate, il nostro, io cercherò di aiutarvi insomma, perché beh, suonare... Però voi mimate questi strumenti, ce n'è uno dietro l'altro, quindi sono circa 12 strumenti, 15 non mi ricordo. Si chiama Toccar Bailando. Qua c'è il direttore d'orchestra, prego, divertitevi. Vamos a tocar bailando. Un, dos, tres. Toca. Tocar bailando. Tocar bailando. Tocar bailando. Tocar bailando. Arrivano gli strumenti, pronti? Tocar la fisa. Tocar el sax. Tocar la chitarra, tocar la trompeta, tocar el piano, tocar el bajo, tocar el violín, tocar con las manos. Tocar bailando. Allora pronti, arrivano altri strumenti. Toc-
Toccar la flauta. Toccar è l'organo. Toccar il clarinete. Toccar la batteria. Toccar cornamusa. Toccar las campanas. Toccar l'arpa. L'arpa. Toccar con las manos. Toccar bailando. Toccar bailando. Hey. Toccar bailando. Toccar. Pronti, arrivano gli ultimi. Un momentito de calma. Calma. Hey. Un momentito de siesta, por favor. Di siesta, se no come si fa? Vamos. No, si ricomincia. Comencemos. Un, dos, tres. Tocar bailando. Tocar bailando. Quindi toccate tocar e ballate. Bailando. Tocar bailando. Tocar bailando. Hey. Tocar el violoncello. Il violoncello. Tocar el trombón. El trombón. Clavicembalo. No tocar, silencio. Tocar con las manos. Tocar con los pies. De nuevo las manos. Las manos, los pies. Tocar bailando. Tocar bailando. Tocar bailando. Hey. Tocar bailando. Tocar bailando. E dai, se vi siete divertiti, è stato un grande piacere. Tocar bailando. Questa è la prima volta che viene eseguito in pubblico e voi siete i primi al mondo ad ascoltarlo. Bravi, siete, avete capito come funziona? Ci sono 18 strumenti, 15 non lo so, siete stati bravissimi. Allora, siete stati veramente molto bravi, avete capito il senso del gioco, quindi se vi ritroverete in pista ad ascoltare questo pezzo, voi siete i primi, l'avete già imparato. Ecco, voi siete bravi perché insomma non è difficile, insomma, sono tutti strumenti musicali che noi tutti conosciamo. Dove è finito Mister Domenico? Domenico, ah ecco, sì. Roberta, capisco che sei un bell'uomo. Vieni qua, presentalo tu, dai, che così dici cosa vuole. Dai, il telefono. No. Stavamo prendendo l'aperitivo. Stavamo facendo un po' di public relation. Vabbè, insomma. No, l'aperitivo comunque l'ho preso, digiuno, va bene lo stesso. Ha detto che canta meglio. Beh, però è difficile, meglio di come canta. Non lo so come fai, è meglio di così. Io faccio quello che posso, sono loro che devono giudicare, io non dico niente. Perché noi, la classica frase che diciamo tutti quanti, però senza di loro non siamo nessuno, è vero? Anche tu nel tuo lavoro la stessa cosa, è vero? Ecco. L'applauso ci va a lei, questa ragazza qua che è molto brava. Sì, cosa fa? Quello che vuoi. No, devi tu, dai, quello nuovo. Ogni giorno che Dimenticarti mai? Il borgo tra gli ulivi è ancora come allora. La vecchia strada, la chiesa illuminata e la finestra blu. Noi la prima volta nasce la vita. In una carezza
il borgo tra gli ulivi è in pace come allora. Tu vestita di bianco, calda è la vita in un dolce abbraccio. Amarti come allora, dimenticarti mai. Aspetterò l'aurora, ma tu non ci sarai. Chissà se ne Allora, finché c'hai la voce calda. No, perché dovete sapere che qualche. Quando è che il volo ha vinto Sanremo? Nel 2 anni fa, no? No, nel 2015. 2014? No, o sì, o 15, no, 15. 15, che quindi 2 anni fa, giustamente, siamo nel 2017. Non farci diventare più vecchi di quello che siamo. Allora, il Festival di Sanremo di solito c'è tra febbraio e marzo. In giugno, credo, in settembre. Tu sei venuto qua, sì. E hai ottenuto una standing ovation in Piazza della Libertà perché hai cantato Grande Amore. Io mi sono permesso più volte in televisione di dire che di tutte le orchestre, perché questo pezzo poi lo cantano tutti, chi più chi meno, è vero? Chi più chi meno, molti chi meno, perché insomma per fare una cosa del genere ci vuole la voce. È un invito che io faccio un po' a tutti: se non siete in grado di sostenere con la vostra voce certe tonalità è meglio che lasciate perdere, ma questo è un altro discorso. E allora mi sono permesso di dire che nel mondo delle orchestre Domenico è assolutamente a cantare questa canzone il numero uno, quindi adesso ce la ricanti, è vero? Guarda, guarda che dopo vedi la Sabrina sta già preparando qualcosa da mangiare, eh? Dopo sei qua ad assaporare le delizie dell'Hotel Delfino. Grazie, grazie di cuore. Allora, Grande Amore, signori, Mister Domenico. Grazie Fulvio, per tutti voi. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua. È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Amore, solo amore, è questo. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sei.
e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo allora Domenico, io voglio anche l'applauso dagli hotel vicini, perché avete sentito grande amore anche, ecco vedi, stanno applaudendo anche dagli altri hotel che hanno sentito questa bella interpretazione di Mister Domenico, grande amore. Insomma, qua si sta radunando una bella folla anche in strada, perché Domenico, hai visto i complimenti? Guarda che lei è quella che oggi ci fa da mangiare, eh? Tutte le due Sabrine, vieni qua, le due Sabrine oggi ti preparano la mangiare. Cosa cucinate? Ha una voce così, che cosa bisogna cucinare oggi? Fritto misto. Fritto misto? Va bene il fritto misto? Va bene a Lugola il fritto misto. La Renza oggi torna nel suo tè, perché lei ha tentato varie volte di venire qua come ho fatto io. Non c'è mai posto. Che ci dovete fare? Vabbè, allora, visto che siamo, bisogna allargare l'hotel, fare qualche piano ancora. No, stavo dicendo, ormai siamo giunti alla fine della stagione, è un meritato riposo che fra un po' vi concederete, vero? Speriamo. Che sono stati 3 mesi di caldo. Tre mesi, un po' di più di 3 mesi. Ah beh sì, perché dopo dovete sistemare, dovete aprire prima. Però poi tra l'altro quest'anno c'è stato anche un caldo incredibile. L'avete sofferto? Abbastanza. Vabbè, e questa è la temperatura giusta che c'è in questi giorni per venire al mare. Se eravate qua in luglio o agosto, soprattutto quando c'è stata la cena romagnola, con una temperatura di 40 gradi sull'asfalto, neanche Fantozzi avrebbe fatto. Vabbè, allora Domenico, visto i tuoi applausi, un'altra bella bomba ce la fai? E dopo chiudiamo, perché fra 10 minuti bisogna andare a tavola, eh? Cosa scegli? Ma quello che vuoi te, non c'è problema. Adesso guardiamo un attimo, cos'è? Di rose e di spine. Sì. Allora, eccola qua. Il mitico Albano per tutti voi, eccolo qua. Che cosa resta della notte e delle mie malinconie? Temporale che si abbatte su tutte le infinite vie di questo cuore. Esisti tu nei miei pensieri, un sole eterno che mai più tramonterà. Dei desideri
certezza di una sola verità. Un'altra vita non mi basterà per dirti tutto ciò che sento. Dovere andare, non voglio più essere altrove, come infinito questo mare che mi riporta sempre dove esisti tu. C'entro io. Allora, quando c'è lui, io mi... Allora, ti mandano i saluti questa Mina Merli, non so se la conosci. Dice: Fulvio, hai ragione, Domenico è bravissimo, in grande amore, un saluto a te e a tutti stasera. Ci sta guardando anche il sindaco Gianluca Vincenzi, che è naturalmente il sindaco di Gatteo, che salutiamo, Daniele Cumuli, Davide Salvi, Nadia Ciani, Graziella Renica, Lorenzo Tinolli, che era qua, ci stava guardando, invece guarda il telefonino, poteva guardare. Stai facendo i saluti. Ah già, è vero, Massimina e Company e Gabriella e Adriana. A Gabriele, no, c'è scritto Gabriella. Gabriella, hai scritto male. È Gabriele, Adriana. Gabriella. Vabbè, oh, è venuto così. È Massimina e Company che fa i saluti qua. Okay? Massimina e Company, va bene. Allora, un saluto a tutti. Mancano 5 minuti alle 12:30. Fra un po' suona la campana. Quindi, lasciamo, facciamo concludere a te. Ci fai una bella canzone allegra. E fra un po', no, non sei pronto? Intanto che si prepara, chiamiamo un attimo un mio amico che viene dalla Germania, vorrebbe... Alfred, puoi venire qua un attimo? Alfred? Ciao Alfred, guarda, Fulvio ti fa qualche domanda, chiedigli da quando... Io non so il tedesco. Parli italiano? Ho poche parole. Sì. Poche parole, mi sei... Di dove sei in Germania? Quale città? Vicino alla frontiera di Olanda, a 1300 km da qua. 1300 km, sei venuto giù... In macchina? In macchina, in automobile? Macchina, sì, sì. Ti voglio fare una domanda. Perché le Mercedes vanno più forte delle Ferrari? Perché i tedeschi a fare macchine molto bravi. Sì, sì. Vero. Guarda che è del 76 che viene qui. Da 1976?
Quindi sono circa 40. Vabbè, sono 40 anni. 40. Il prossimo anno 40 anni, due volte all'anno. Due volte all'anno da Germania qui a Hotel Delfino. È vero, chi viene all'Hotel Delfino ci ritorna sempre, è vero, cliente fidelizzati. Vieni giù in macchina allora, hai detto, sì, o in aereo? Macchina. Macchina, sempre macchina. Sempre macchina. Quanto tempo ci metti da, ad arrivare? Quanto tempo? How many time? Tempo. Una giornata. No, giorno. No. Meno. 12-13 ore. 12-13 ore, vabbè, pensate, 12-13 ore di macchina per venire qua all'Hotel Delfino, la Riviera Adriatica. E il... sempre. Sempre. Grazie Alfred, è un grande piacere. Ho trovato un posto dove si fa vacanza, ma ho trovato molto amici. Ah, è vero questo, hai ragione, hai ragione. Allora, vi voglio leggere un commento di Attilio Rubbia, che è il tastierista di Pietro Galassi, che ieri sera ha scritto un post su Facebook dicendo: non c'è niente da fare, i romagnoli hanno una marcia in più. È detto da loro che girano tutta Italia e si trovano sempre in certe situazioni. Ho visto che ieri si sentivano proprio come a casa loro, ma questo è il bello di questa gente che insomma lavora proprio per far divertire tutti coloro che arrivano in questa bella località. Allora, ci facciamo un pezzo per chiudere, perché fra qualche minuto sentirete la campana e siete tutti invitati a pranzo. Io volevo mandare anche un ringraziamento, perché è da maggio che li seguo, i ragazzi dell'animazione, perché sono sempre attenti alle vostre esigenze, sempre bravi. Un particolare encomio personale fatelo anche a Stefano, capo animazione, veramente sempre disponibile. Allora, noi chiudiamo anche la nostra diretta Facebook, la vedrete prossimamente sul canale 110 di Nuova Rete. Intanto che si prepara il maestro, un attimo solo maestro. E a Fulvio non lo facciamo un applauso? Bravo Fulvio, sei il numero uno, grazie. Allora, balliamo tutti insieme a Serie, eh? Dai, pronti, c'è il merengue, vai che dopo si va a mangiare. Buon divertimento a tutti. A me me gusta ver con la sabrosura, con questa morena mueve la cintura. A me me gusta ver con la sabrosura, con questa morena mueve la cintura. Y a me me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A me me gusta ver delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención en el escenario y hasta Rabachán baila con su estilo, con un figurín. ¡Così bravi, dai! ¡Pronti, eh! Ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega el baile llama la atención en el escenario y esa reversión baila con su estilo como un figurín. Por eso aquí yo digo que esa negra tiene swing, hey, y tiene swing. Arriba. Y baila swing. Brave. Goza swing. Pero que swing, y no me la voy, manito. ¡Gozareo! ¡Oh, sí! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Epa! Y tiene swing, y baila swing, qué lindo swing, y goza swing, y tiene swing. Baila swing y goza swing, ¡pronti! Mucho swing, swing, swing. Moviendo la cadera, ¿qué mujeres? Moviendo la cadera, ¿todo mundo? Moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha.
forza! A la izquierda,